Benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me, a tutti i protagonisti di questo filone che ancora oggi sta avendo un successo incredibile. Bene, e stamattina con noi abbiamo un fiorentino, allora giochiamo in casa un'altra volta, un compositore, arrangiatore, musicista, comunque poi ci racconterà lui, è Marzio Benelli. Ciao Marzio! Ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao, Martelli, buongiorno. piacere e grazie di aver accettato No, questo mio invito. ma guarda, non, è stato un piacere. Bene, 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 bene. Dai Marzio, allora, per quei pochi che non ti conoscono, chi sei? Come ti sei avvicinato alla musica? Raccontaci un po', di te. Allora, si parla dagli anni 70, sicché poco tempo fa. Ieri, ieri. Yes. mi sono avvicinato alla musica come musicista. E poi ho fatto le prime registrazioni su a Milano con la pop music, si parla fine 60, inizio 70. E poi non mi piaceva come veniva registrata la musica che io producevo, che io facevo. Allora cominciai a interessarmi anche di registrazione. E questo si parla del 76, poi nel 78 aprì il primo studio di registrazione e poi incominciai a girare anche per capire meglio le tecniche, eccetera, eccetera. Andai a Londra, ho vissuto lì a Londra e ho visto più che altro come registravano la rock music. Sono stato negli studi dove c'era stato le Zeppelin oppure insomma musicisti di quel tempo. Che magari te non eri nemmeno nato, sicché non diresti a Oh, ero nato io, ero nato. i trapezi non li conosci di sicuro. No. Vedi? The House of the Hill, vabbè. E poi dopo andai in America nel 79 per imparare ancora meglio la tecnica della registrazione, poi allargare anche gli interessi, insomma, tipo. Il folk americano, la classica italiana, insomma, per allargare un po' le mie vedute. E entrai in uno studio di registrazione e diciamo che il mio primo amore è stato la jazz music, proprio mi piace tantissimo. E quando ero giù a New York, mi misi a produrre musica jazz con una band. Che poi dopo per vicissitudini abbastanza diciamo consuete per un italiano, cioè del tipo la mia donna mi trovò a pomiciare in Roosevelt Square e mi mise le valigie alla porta, dato che casa era sua. Allora tornai in Italia e avevo già aperto appunto uno studiolo e incominciai a metterci dentro delle macchine professionali. E andai, mi ricordo, con questo master sul nastro alla UEA, su a Milano, per farmi produrre la band newyorkese che avevo iniziato a fare, insomma, a produrre. E Nicorelli, mi ricordo, della UEA, mi disse: Oh Marzio, ma dove tu vai con i jazz? Non me lo disse in dove tu vai perché era milanese. Dove vai? Dai, cioè, cazzo figo. Bravo, Ma dove vai col jazz? Col jazz, a me piace sta musica, ma che dice, tu muori di fame, hai aperto lo studio, sì, muori di fame, e allora che cosa fai? Fai la bella dance, Italo dance. Ah, dice, caspita, non male. Allora cominciai a fare musica Italo e poi mi sono accorto che sono stato, sembra, il primo rapper italiano nell'82 con un brano che si chiamava con un brano che si chiamava Crazy Night, dove faccio spend my time, spend my night, cause you want my mind, getting clear about your love when you're struggling with light, the night full, crazy world, I wonder why. 82. Ah, E, bello, sì, infatti c'è Josh Cheon della Dark Entries che me lo vuole ristampare questo qui, perché nel frattempo sono usciti ristampati in America. Molti dalla Dark Entries di Josh Cheon, delle cose che avevo prodotto a quei tempi. Niente, sono partito con la Italo Dance bello, questo. e poi
poi da lì niente, mi ritrovai pieno di lavoro con i DJ che volevano uscire con delle proprie produzioni, però il problema dei DJ, il 90%, è che non avevano ancora inventato Melodyne, che Melodyne è quello per intonare, sarebbe l'autotune professionale, ora si chiama, insomma ci sono più autotune, e diciamo i DJ erano abbastanza stonatielli, cioè non è una cosa, cioè nel senso è abbastanza normale, fai il DJ, facessi il cantante, ma comunque diciamo, invece c'erano anche per esempio Florio DJ, era abbastanza bravo, intonato, con Time Out, non so se ti ricordi questo disco. E poi tu non parli perché se parli la telecamera va su di te, vero? No, no, ti ascolto. Ah, Ti ok. ascolto. Cioè, No, io lo so, lo sono so. un libro bianco che Sì. deve E scrivere la no, ma è una battuta tecnica. Allora, poi niente, da lì iniziai a fare delle coproduzioni, iniziò a venire Alexander Robotnik che per me è un grandissimo, tuttora lavora un sacco con Problems d'Amour, facemmo e poi altre cose. Poi nel frattempo mi misi con una ragazza di Roma che si chiama Marina ed era Gina and the Flexics in I Wanna Believe. E sua sorella è Belen Thomas. Sì, e sicché facemmo, cioè, iniziai a lavorare da quando dissi, vabbè, faccio dance invece di jazz, però se vai a sentire le mie produzioni, usavo sempre delle cose del jazz, per esempio in Crazy Night c'è Marco Fallagiani che a un certo punto parte con un assolo di pianoforte jazz ed è bellissimo C'è tuttora. questa influenza. Sì, io ce l'ho sempre schiantato dentro il jazz se potevo. Mi è sempre, insomma, era per rammentarmi da dove venivo, insomma, cioè, e poi, e sai, poi era anche un po' per nobilizzare, diciamo, la dance, perché a volte la dance era veramente, cioè proprio una cosa, mancava questo e poi eri a posto. Allora era per dargli un po' di verve, un po' di spirito, Un tocco un po' diverso, dai. sì, un tocco diverso. Poi ognuno fa come gli pare. Martinelli, per esempio, aveva queste tastiere bellissime, eccetera, eccetera. E poi, sai, siccome sono passati diversi anni, non è che proprio mi ricordo tutto, ma ci sono state delle battute abbastanza. Aneddoto, c'hai qualche aneddoto carino legato Guarda, aneddoto carino durante la qualcuno. registrazione con qualche artista? Patrick Hernandez e Belen Thomas arrivarono e si doveva fare sta produzione, eccetera, eccetera. A un certo punto c'era da fare Born to be Alive. E non c'era nessuno, c'aveva sta voce bassa, no? Sicché io non ce l'ho bassa di genere, però c'era la donna di Pupo che frequentava qui, è francese, quella francese, non quella aretina, perché ce n'ha due Pupo, no? E questa aretina era mia amica e veniva qui, non l'ho mai saputo, cioè è andata in televisione, vabbè, comunque venne qui Patrizia. E c'aveva l'influenza e mi stava accanto e gli facevo non mi stare vicino perché tu c'hai l'influenza, no, ma non ti attacco mica, non avevi paura, ok, no, ma stava vicino a me. A un certo punto, il giorno dopo c'era da registrare e c'aveva una voce tipo, non so se si può dire, L'orco. tipo un tono sottarrutto, si diceva noi musicisti, no? Appena apri bocca, buongiorno, eccolo, vai, dai, vai, vai di là, Dai, no? si registra. Andai là e mi ricordo appunto feci Born to be Alive, dice guarda tu l'hai fatta troppo bassa, porca miseria, allora la rifeci con 2 o 3 toni sopra. Questa è una delle tante cose successe diciamo nell'ambito. Comunque hai dei dischi, mi dicevi. Sì, c'ho dei dischi che mi hai detto di cercarli, li ho cercati, li ho trovati. Ah, bellissimo questo. Vai, parlami
Parlaci te, perché sennò, altrimenti i nostri ascoltatori non lo vedono, eh? Ah, ok. Allora, niente, questo qui è la ristampa fatta appunto da Dark Entries. Dark Entries è Josh Cheon, è un DJ di New York che mi ha chiesto di stampare dai nastri, perché lui vuole stampare i master originali, no? Io mi sono messo a cercare i nastri e ho trovato pochi, perché sono guarda, milioni no, perché sarebbe troppo, ma sono migliaia, sono centinaia di migliaia di nastri dal 78 a oggi. Quest'altro, anche se l'ha fatto Dark Entries, Tonight, e questo l'ho schiantato anche dentro delle colonne sonore di film, perché erano proprio tipici di quel periodo, erano quelli giusti, insomma. Diciamo, anche questo è uscito questo è Tony Moore, una persona splendida, un DJ splendido. Poi, bello. Questo qui non ha avuto successo molto, anzi diciamo quasi per niente, prodotto da Andy Kraft. Cioè, a quei tempi ci piaceva mettere dei nomi, degli inglesismi, no? Che si faceva delle battute tipo Andy Kraft era fatta a mano. E poi niente, questo qui era abbastanza scurrile, era in italiano e non te lo dico nemmeno che cosa diceva. Vabbè, comunque il lato A si chiama Soffro e il lato B si chiama Ga e meno e Do. Ecco, la cosa che ha, diciamo... È tutto un dire. Sì, guarda. Sono molto curioso di questo disco. No, ma lascia stare. Diceva Soffro e non te la do, fatti una fine. Non mi... Però la cosa bestiale, la cosa veramente ganza, mi ricordo quella la feci con Alessandro Casini, è che io in studio, siccome avevo anche dei prodotti abbastanza, dove insomma incassavo, diciamo, soldi, allora tutti i soldi che incassavo li compravo attrezzature nuove, tipo Infernal Machine, che non ce l'aveva nessuno in Italia, o poche, insomma, e con quella macchina lì abbiamo fatto questo disco ed è venuto veramente una cosa micidiale, cioè delle cose che tutt'oggi sono rare da sentire. Poi, questo invece è Mad Radio Plus 2, che tra l'altro è diventato virale su TikTok proprio un mese fa, all'incirca è diventato virale. Questa è sempre, Plus 2 sarebbero Belen Thomas, Gene and the Flexix e altri due personaggi stupendi, perché uno di questi è un tenore da 20 anni, uno dei più grossi tenori italiani che gira al mondo di continuo. E niente, questo invece è il grande Alexander Robotnik con la produzione di Giampiero e Giancarlo Bigazzi, che sono sempre toscani e che hanno prodotto tanta di quella roba. Ed erano miei clienti all'inizio. Poi dopo io iniziai a lavorare comprare delle macchine particolari e cominciai a lavorare, vabbè, Litfiba e sono nati qui praticamente. Poi dopo è venuto Mia Martini, Masini e Baglioni, ha fatto Oltre, Renato Zero, Antonello Venditti, poi è meglio se mi fermo perché sennò... Sì, veramente hai fatto grandi collaborazioni con i più grandi artisti italiani. Sì, questa è Gina and the Flexis, con una Wanna Believe, una stampa di allora bellissima, vinile bianco, e questo è un bel ricordo, questo qui. Wanna Believe lo facemmo io e Maurizio Dami, Alessandro Robotnik. Poi invece questa, ecco, Schizzo Compilation, dovete sapere che... Lo sai chi è Schizzo? Ah! Lo so, Gianfranco Barbetta, che era a quei tempi aveva la distribuzione insieme a Lombardoni, era insomma uno dei più grandi. E mi chiese di fare questa compilation, no? Hot Dance, da Flash Dance, Bad Girl, Old Stuff, eccetera, eccetera. E qui c'era il grande, a parte l'ho usato tra virgolette sempre, Andrea Venturoli, cioè il più grande. Cioè, Andrea Venturoli era uno del tipo, gli facevi sentire un suono, no? Da un sintetizzatore, no? Diceva: ascolta, voglio questo suono. Ah, sì, ok. Tirava fuori il syntax.
pispolava, fai conto, c'aveva 10.000 di pispoli, eccetera, eccetera. Dopo 5 minuti andavi lì e dice: ecco, questo è il suono. Porca puttana, va bene. Fatto immediato, una dote incredibile. Sì, una dote, lui era veramente, è tuttora, perché sta insegnando al conservatorio, non so, non mi ricordo dove, comunque era veramente micidiale con le macchine che aveva, e bravissimo, tra l'altro, insomma, diplomato in pianoforte, mi sembra. Questo invece è un disco che, no, lo sai, non so neanche se è uscito, si chiama Marina e sarebbe Gina and the Flexix, e il pezzo è molto gezzato, si chiama Sezzo. I won't believe a Sezzo, insomma, è una cosa carina. Non so se è uscito questo disco, però vabbè. Poi questa è Don Diego de Noce di Belen Thomas, sempre la nostra cara Belen Thomas. E poi lo sai, non so se... i miei dischi, quelli dove canto io, non li ho trovati. Ah, ecco, bravo! Li ho presi qualche uno. E poi niente, qui ci sono dei 45 giri con Panama, di Survivor, con purtroppo il cantante di Survivor se n'è andato un po' di tempo fa. Mm-hmm. E qui sempre Belen Thomas che fa Survivor, e poi altri 45 giri di Belen Thomas che me li deve aver portati lei, oppure niente, sono rimasti dalla produzione, certo, eccetera, certo, eccetera. Ma diciamo, ecco, qual è il pezzo per te che ti ha dato più soddisfazione? C'è un pezzo di cavolo, questo è stato un grande lavoro, ti viene in mente? O più di uno, insomma. Ma le collaborazioni fatte con Maurizio Dami, Alexander Robotnik, devo dire che quando si faceva il master, insomma, diciamo, cioè ci si muoveva sempre, nonostante l'avessimo sentito centinaia, per non dire migliaia di volte, perché quando fai un pezzo, entri in studio, magari c'hai una mezza idea, e poi vai avanti e ti ritrovi a aver finito il pezzo dopo averlo diciamo lavorato, insomma, aver fatto modifiche su modifiche, eccetera eccetera. Però ecco, con Alexander Robotnik e con Maurizio Dami sono trovato bene, ho imparato molto, perché lui è proprio un danzereccio, lui, e anche a lui piace il jazz, perciò insomma per certi aspetti ci si trova bene. A livello di soddisfazione devo dire il rap mio, quello lì mi ha dato una soddisfazione enorme, perché guarda, 5, 6, 7 anni fa, ora non mi ricordo quando, mi scrive una DJ di New York che mi dice: io non riesco a smettere di sentire questo pezzo, non riesco a in inglese chiaramente, no? E io dicevo: really? You joke me? Ma mi prendi per il culo? E dice: no, credimi, è bellissimo. Specialmente, mi dice, quando entra il pianoforte jazz, che sai, il rap, bene o male, in America che non gli insegna nulla, no? Però, insomma, è stata una bella soddisfazione sentire da una DJ di New York che mi diceva che io apro, che metto a ballare la gente con questo pezzo. Che tra l'altro, detto fra me e te, e sono dei fenomeni, perché io quando feci questo pezzo, non volevo fare un pezzo di rottura, cioè, no che per ballare, no, dance, no, dove essere da ascoltare, e invece la gente ci balla anche, allora va bene. E ora mi ha chiesto Josh Chion se glielo rifaccio. Ah, ora, ottimo, ora. Ottimo, ottimo. Poi sai, non mi viene in mente, non so che dirti, di altra roba anni 80, di dance. Vabbè, ecco, un trio che usavo spesso quando c'erano a fare le coriste, eccetera, eccetera, Laura Landi, Marina Bianchi, che era Gina and the Flexix, e Belen Thomas, se era qui in zona, perché lei vive a Roma, e comunque se era qui in zona, si faceva questo, con loro tre ai cori potevi affrontare qualsiasi cosa. Mamma mia, loro erano una cosa pazzesca. Poi c'era anche un po' di gara fra di loro, no? Cioè, allora sentivi proprio il massimo, sentivi proprio un godimento, vabbè. Poi che cosa c'era di bello a quei tempi? Ah no, di bello non tanto, cioè la sincronia, cioè adesso con il MIDI e un computer fai tutto, o perlomeno
fai troppo, perché facendo troppo non ti sforzi a pensare e a creare, cioè è quasi il computer che ti metti dei loop e lui alla fine poi dici perché fa da sé, possiamo dire, poi fa da sé. Però ecco, invece la Italo Dance c'è da riconoscere che gli si mette una bella melodia, che insomma, che bene o male gli italiani per la melodia abbiamo inventato il bel canto, abbiamo inventato l'opera, perciò diciamo non è che uno canta Puccini dentro un pezzo dance, però si sente ci sono delle radici, che come melodia non ci dice nulla nessuno, insomma, ecco. E la Italo Dance penso abbia avuto successo molto, ha successo molto anche per questo, per questa sua semplicità, per questa universalità, ma non diciamo scontata, ecco, nel senso, prima tu hai fatto un esempio di nessun italiano ha fatto questa roba qui. Le melodie, se va a vederle, possono essere anche semplici, ma sono belle, sono fatte bene. Poi devo dirti, ci sono stati personaggi che secondo me potevano avere successo se nati all'estero, tipo Jungle Bow Wow, per esempio, fatto da Tony, da Kelvin, da Tommy. Cioè, sì, da Tommy, sì, sì. Molto probabilmente se lui fosse stato a fare serate magari in America o in Inghilterra, forse più in America, forse avrebbe continuato a fare quel lavoro come dicevo, insomma, ecco. Poi che ti devo dire? Una domanda che ti voglio fare io. Te hai parlato anche di cinema, perché sì. Te hai composto anche alcune colonne sonore. Sì, ho composto, ma sto continuando a comporre. Dici qualcosa. Oltre la linea gialla che lo trovi su Video Prime. Poi un altro regista che è uscito con due ultimamente, con Massimo Ribasso e 40%, anche quelli sono su Video Prime. Interessanti, bei film. Poi come studio di registrazione con Marco Falagiani, che è compositore insieme a Giancarlo Vigazzi, abbiamo preso l'Oscar per Mediterraneo, Salvatore. E con Marco tra l'altro siamo fratelli, siamo tuttora, ci si sente, ci si vede, insomma, facciamo ancora delle, lui ha continuato a fare produzioni, infatti sta facendo delle produzioni e in questo momento sto facendo la regia io per alcuni videoclip dei suoi artisti, faccio il missaggio anche delle sue cose e faccio anche l'editing video di questi pezzi dance di Marco, beh no dance, di pezzi pop di Marco Falagiani con questi artisti. Adesso mi ha detto una new entry bellissima, mi ha detto di un baritono bravissimo, cioè tra l'altro baritono non significa la voce bassa, così è basta, perché David Bowie per esempio era un baritono, Elvis Presley sono baritoni e hanno questa voce bellissima, no? Sì, sì. E adesso sta iniziando una produzione di un baritono ed era molto felice, l'ho sentito bene. Sono curioso di sentire cosa sta uscendo. Interessante, interessante. Comunque poi vedo qui, insomma, tutto, diciamo, i tuoi macchinari di registrazione. Sì. C'ho macchinari, poi la sala di là, il pianoforte a coda, mezza coda, sala della batteria. Poi, e di là c'è ancora il vecchio studio, che non è vecchio per nulla. Sì, di là c'è lo studio, diciamo, che adesso c'è Simone Papi, produttore di Raff, di altre cose, che ci sta lavorando lì, sta facendo della dance, tra l'altro. No, ma senti. E lui, Papi, è un pianista, un produttore della Madonna, cioè veramente eccezionale. Ma ci troviamo molto bene, come idee, insomma, eccetera, eccetera. Ottimo, dai, ottimo, ottimo. Poi c'è colonne sonore, è stato fatto anche... Caruso Pascoschi, mi sa che l'ha fatto Papi insieme a Gallardini e tutte le colonne sonore del grande Francesco Nuti. Sì, Nuti. Poi di film diciamo di va bene, dai, non mi viene in mente altro. Okay. Il futuro di Marzio? Sei per lavoro? Ma no, cioè, ascolta, fosse stato un lavoro, molto probabilmente ero in pensione, no? È quello che mi frega, è questo qui, che
cioè del tipo, ora sono raddrizzato delle batteriste di una batteria di una band rock, no? Di una band rock, e il batterista non l'ha affrontato bene, diciamo, sto raddrizzandolo, prendendo un suo groove, perché cioè, è importante non distruggere, diciamo, il groove fa un batterista, allora va preso, diciamo, il groove e poi messo a posto tutti gli altri, cose tecniche, magari. Sì, vabbè, certo. Termini che soltanto te conosci o gli altri. Sì, io chi lavora nel settore, certo, da questa parte del mixer. Certo. La cosa che mi ha aiutato tantissimo è che ancora sto suonando e sto producendo una ragazza di Roma bravissima, cioè. Quando l'ho sentita la prima volta ho detto, caspita, mamma mia, 26 anni ci aveva, e ora ce n'ha 28, questa canta da paura. Abbiamo fatto delle produzioni dove lei canta senza il melo, cioè senza bisogno di intonarla, sai, cioè una cosa eccezionale. Sì, proprio. Sì, abbiamo fatto un album che è uscito, adesso prepariamo un altro album. E lo stiamo facendo come indie, cioè nel senso senza passare da nessuna casa discografica, perché bene o male se passi da una casa discografica un po' ti distruggono, perché hanno le loro esigenze, poi hanno le loro spinte, sanno chi devono spingere, chi non devono spingere, insomma è meglio, dato che c'è internet, è meglio farle da soli queste cose, e poi se hai fatto un buon prodotto, internet ti premia. Certo. Grande Max, dai, io direi che ci ha raccontato tantissime cose, tanti aneddoti, e ti ringrazio di cuore per la mia passione. Poi siamo anche vicini, siamo anche vicini. Dove abiti? E io abito a Certaldo. Ah. Sì, diciamo, dai, siamo ci si allunga la mano, ci si saluta. È vero. Un giorno però a trovarti, dai, se vuoi. Va bene, telefona prima. Lo so. Il numero mio ce l'hai. Sì, perché sei super, super impegnato. No, è che se c'è un artista è un casino far capisco, passare dentro. certo. Massimo rispetto. Ok, dai, Max, io ti saluto e voglio Grazie salutare anche i nostri ascoltatori a te. Grazie, e saluto. aspetto tutti alla prossima puntata perché avremo tanti ospiti e tante curiosità da raccontarvi. Allora, io che vi devo dire un grosso abbraccio da Massimo e anche da... Grazie. Ciao, Ciao a grazie. tutti, alla Ciao, ciao, prossima. ciao. Ciao, ciao, Ciao. grazie.
I spend my time.
francese che anni fa ha scalato le vette internazionali e c'è una riproposta che sta scalando di nuovo le vette mondiali, addirittura è del cosmo. Si tratta con Born to be Alive di Belen Thomas e Patrick Hernandez. Canzone riempi pista ed una canzone riempi piazza. Grazie a Belen Thomas e a Patrick Hernandez di essere tornati con noi con questa canzone bellissima alla quale si attacca ogni disc jockey quando vuol far ballare.